Ben ritrovati con l'informazione di TRM H24 in primo piano, la cronaca con gli aggiornamenti relativi al tentato omicidio avvenuto a Monopoli nei giorni scorsi. La donna è sveglia ma ancora in prognosi riservata al Policlinico di Bari. Nelle scorse ore intanto è stato convalidato il fermo con l'accusa appunto di tentato omicidio per il 35enne ex compagno della donna. Sentiamo. È sveglia e respira autonomamente, ma è ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. La 35enne di Monopoli, accoltellata lo scorso giovedì dal suo ex compagno sull'uscio di casa mentre andava al lavoro. La donna ha riportato lesioni gravi come il collasso di un polmone, danni all'occhio destro e traumi all'addome e al torace. Nel frattempo il GIP del Tribunale di Bari ha convalidato il fermo dell'ex compagno della donna, anche lui 35enne, con cui aveva avuto un figlio. L'uomo risponde di tentato omicidio. Per lui il GIP ha disposto la misura cautelare in carcere per l'elevato rischio di reiterazione del delitto. L'uomo, con un coltello da cucina e del manico in legno, giovedì mattina ha atteso la ex davanti casa della madre, in cui era tornata a vivere con il figlio di 3 anni, e poi, come emerge anche dal provvedimento del GIP, si è accanito sul suo corpo riducendola in fin di vita. Era convinto che lei lo tradisse e per questo avevano già litigato in passato. Più volte lei lo aveva denunciato per maltrattamenti e atti persecutori. Aveva paura di lui, tanto da portare con sé un mattarello in legno. Lo stesso che la madre della vittima ha usato nell'estremo tentativo di difenderla, colpendo alla testa l'uomo che, nonostante perdesse sangue, continuava a infierire sul corpo della donna. A Taranto nelle scorse ore l'inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL alla presenza del Presidente della Regione Emiliano. Sentiamo. Veterinari che è non chiaro sono che questa è la città sentinella, è qui che in questo Dipartimento si progettano quegli screening che devono intercettare le malattie prima che diventino gravi, in particolare con riferimento alla situazione ambientale. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per l'inaugurazione a Taranto della nuova sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL locale, che ha trovato posto negli spazi degli ex baraccamenti cattolica. Qui, in un'area dismessa dalla Marina Militare e abbandonata per anni, nel corso dei lavori di scavo per la costruzione della sede, ci sono stati ritrovamenti archeologici risalenti all'epoca greca e romana, reperti che in accordo con la soprintendenza archeologica di Lecce l'ASL ha deciso di esporre nel plesso. La struttura ospiterà il centro salute e ambiente, un centro di screening oncologici, un ambulatorio vaccinale per gli anziani e porterà avanti attività di sorveglianza delle malattie cardiovascolari e respiratorie, attività di sorveglianza nutrizionale e la campagna di vaccinazione nelle scuole. Lo sappiamo tutti, se c'è bisogno di prevenzione Taranto ne ha più bisogno e quindi aveva bisogno di una sede anche adeguata al lavoro che svolgiamo. L'inaugurazione del nuovo Dipartimento di Prevenzione è avvenuta dopo un sopralluogo del presidente Emiliano insieme al sindaco Rinaldo Melucci sul cantiere del nuovo ospedale San Cataldo. Non c'è alcun ritardo sulla tabella di marcia dei lavori, ha detto Emiliano, confermando la fine dei lavori a giugno 2024. Siamo pronti per iniziare tutte quelle procedure che animeranno questa nuova struttura, che sarà indiscutibilmente un ospedale unico non solo in Puglia ma in tutta Italia. Cambiamo ora argomento. I 3 segretari generali di FIM, FIOM e WILM, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica per la grande preoccupazione in merito alla condizione drammatica dei lavoratori dell'ex Ilva, chiedendo un incontro. I leader metalmeccanici ritengono fondamentale e urgente l'intervento del Capo dello Stato, garante della Repubblica fondata sul lavoro, scrivono, è sensibile ai temi della sicurezza per affrontare questa emergenza al fine di trovare soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente, del lavoro, dell'industria del nostro paese. Nel frattempo i sindacati hanno ricevuto una convocazione da Palazzo Chigi per il prossimo 9 novembre alle ore 16, non più in mattinata come era stato invece inizialmente comunicato.
Cambiamo ora argomento e ci occupiamo di una notizia relativa all'emergenza alloggi per studenti universitari. L'ex ospedale Bonomo nel comune di Bari sarà infatti riconvertito in alloggi e residenze per studenti. Lo ha stabilito la Giunta regionale pugliese su proposta dell'assessore all'istruzione Sebastiano Leo, approvando un protocollo tra Regione Adisu Puglia e Agenzia del Demanio. L'obiettivo, hanno spiegato dalla Regione, è rispondere alla sempre crescente richiesta di alloggi per studenti a fronte di un mercato carente. L'intesa è finalizzata inoltre ad avviare un processo di rigenerazione urbana e riqualificazione anche in termini di sostenibilità in riferimento allo stabile. Ci occupiamo ora di sport, ma anche di inclusione. Presentato a Taranto il Festival della Cultura Paralimpica. La cerimonia inaugurale si terrà il 14 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare a Taranto il Festival della Cultura Paralimpica dal 14 al 17 novembre in Arsenale con il claim Sport Linguaggio Universale. L'inclusione, la crescita civile della società e la corretta percezione delle disabilità sono gli obiettivi dell'evento del Comitato Italiano Paralimpico in collaborazione col Comune e la Marina Militare, cui parteciperanno atlete e atleti di fama nazionale e internazionale, tanti altri ospiti e la Fondazione Milano Cortina 2026. Con l'obiettivo nel nostro caso di investire sul capitale umano del nostro paese e tentare di contagiare virtuosamente i territori che ospitano questo evento per far crescere la consapevolezza dell'importanza dello sport praticato da tutti e che non deve escludere naturalmente nessuno. Da remoto il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ha salutato Taranto, città che storicamente ha una sensibilità sul tema. È un evento che ci lega da tantissimi anni allo sport paralimpico, allo sport in carrozzina come il Team Teams del 2006-2007, gli attuali Boys Taranto, il Sitting Volley di quest'anno del coach Bisignano. Insomma, è una città che va avanti nello sport per disabili e devo dire che è una cosa molto bella. Nobili e trasversali le finalità del festival. Il nostro motto è dare la possibilità di fare sport a tutti e nel momento in cui l'ho detto prima, alla fine di qualunque evento, manifestazione, campionato, attività che sia, riusciamo a tirare fuori dalle case un solo ragazzo e avviarlo a fare attività sportiva, per noi è un successo. Lo sport è a dimensione di tutti e per tutti e forse anche la politica dovrebbe comunque prendere in alcuni casi esempio dello sport, soprattutto in quest'ultimo periodo, vedi venti di guerra, vedi questioni di antisemitismo, quindi portare qui la cultura paralimpica, la cultura dello sport è sicuramente un'occasione anche per le nostre generazioni, infatti molte delle iniziative saranno rivolte proprio ai giovani, proprio per dare loro quel messaggio di pace, di speranza e che attraverso lo sport si possono raggiungere veramente importanti traguardi. Anche una delegazione di bambini provenienti dalla Basilicata e dalla Puglia ha incontrato nelle scorse ore Papa Francesco, una giornata speciale per rivolgere domande al Santo Padre su speranze e futuro per le nuove generazioni. Giornata speciale per 250 bambini pugliesi e 50 lucani, tra i 7.000 giovanissimi che hanno incontrato Papa Francesco per condividere con lui speranze e preoccupazioni per il futuro. L'incontro è stato accompagnato dalla pubblicazione dell'enciclica dei bambini, libro che vede la prefazione del Santo Padre, il quale, rivolgendosi ai bambini, scrive: «Vi abbraccio e sappiate che il vostro Papa e nonno farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono». I giovani, provenienti da 84 paesi, sono giunti a San Pietro a bordo di 63 bus speciali e 8 treni straordinari. Un incontro che è stato patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Bus Italia, società del gruppo FS Italiane, uffici scolastici regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione Perugia Assisi e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Tante le domande rivolte a Francesco, tra cui quella di Ivan dall'Ucraina, che gli chiede come fare la pace. Non c'è un metodo per imparare a fare la pace, dice Francesco, c'è un gesto. La pace si fa con la mano tesa, sempre cercando di coinvolgere le altre persone, salutando gli amici, ricevendo tutti a casa.
poi la domanda sul cambiamento climatico. Fa così caldo ancora perché le persone non custodiscono il creato, la natura, e questa si ribella. Non sporchiamo la natura. Sono molto preoccupato perché pensate che al Polo Nord i ghiacciai sono sciolti, pensate che i mari stanno salendo, pensate che la fauna e i pesci nel mare sono rovinati perché buttiamo tante cose al mare. Tutti noi dobbiamo essere preoccupati per la natura, ribadisce forte il Papa. L'ultima domanda è su come passa la giornata il Papa. Io lavoro, c'è tanto lavoro qui, sistemo le cose, penso a come andare avanti. Mi alzo presto, prego e lavoro. Il lavoro è una cosa bella, perché chi non lavora non è una persona buona. Lavorare è salute, confida il Papa. Noi siamo nemici? Non sento. Siamo nemici? Siamo fratelli? Bravi, avete risposto bene. Torniamo allo sport. Ieri il Bari all'antistadio del San Nicola ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida del prossimo fine settimana a Piacenza contro la Feral Pisalo. I tifosi hanno ritrovato un po' di ottimismo dopo due vittorie consecutive. Abbiamo ascoltato le loro voci. Due vittorie consecutive, la prima gioia regalata ai tifosi del San Nicola sabato scorso contro l'Ascoli, l'aggancio alla zona playoff. La settimana del Bari inizia nel segno della propositività. La squadra, agli ordini di mister Pasquale Marino, ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio in vista del prossimo impegno in trasferta contro la Feral Pisalo. Tra i tifosi c'è un pacato ottimismo, vincere aiuta a vincere e il periodo meno brillante del campionato sembra essere già alle spalle. Adesso i ragazzi stanno correndo, hanno trovato un buon assetto con il 3-5-2, sono coperti in difesa sia a Brescia che con l'Ascoli, abbiamo sofferto pochissimo se non con degli errori individuali, palle perse da Puccino, da Canfor eccetera, però per il resto non abbiamo assolutamente sofferto, dobbiamo sicuramente ancora crescere fisicamente e migliorare dal punto di vista tecnico per essere ancora più pericolosi. La squadra la sto vedendo molto attiva e sono molto fiducioso per come stanno andando le cose. La squadra ha trovato un suo equilibrio, ma per ora prendiamoci i punti per il gioco, poi sono convinto che avverrà dopo. Ok, la prima vittoria in casa è arrivata subito dopo una vittoria in trasferta, però è normale che comunque bisogna sempre mantenere una certa lucidità nell'analisi. Sicuramente la squadra sembra essere in crescita, i nuovi si stanno integrando al meglio e ovviamente ci auspichiamo che si possa dare continuità ai risultati. E questa era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le prossime edizioni. A tutti una buona giornata.